I'm back, bitches! Benvenuti alla puntata numero 133 del Glycerol Super Show! Bella raga! Che tristezza. Io sono la piccola cosa bastarda qui con me. Mazinga Z92. E Norotus Games. Oggi giocheremo a The Binding of... No, The Binding of Pokémon Plus. Giusto? Ho detto Esatto. giusto? The Isaac of Isaac Re-Isaac. Isaac. Quanto E cambia male. poi giocheremo a 5 Minute Rage che avete provato la settimana scorsa. Adesso vediamo un po' in quattro come funziona, se è tutto bello, tutto di zucchero a velo. E poi giocheremo alla fine ad London 2012. Non mi ricordavo l'anno, ho avuto un vuoto di memoria. E poi regaleremo alle 11 Grid e a mezzanotte Soma. Tutti e due giochi in che si scrivono in stampatello, proprio stampatello, stampatello, non so perché. Basta, era un E ci pensiero, non è che batte il dovevo fare. copyright claim, che non lo sai neanche tu. Ho tolto la musica, ora che Ce l'ho accendo. basso, quindi non lo so, non si sente da me, non so perché. Vabbè, ma tanto poi non le ricarico, già che se vai di musica. Ah, è perfetto, I Ale, wanna non c'è be problema. very best. Ricordo che se volete donare anche una somma irrisoria, c'è il pinguino in basso a sinistra sotto lo stream, oppure potete scrivere punto esclamativo dona, non me lo ricordo più, non lo dico da talmente tanto tempo che non mi ricordo più qual è il codice giusto, fate voi, punto esclamativo dona, credo, in chat. Sì. Detto questo, con Edo che poi arriverà fra un po' come al solito, e se sperando intero, non si sa mai, però non si sa mai, qualcuno potrebbe prenderlo un po' più forte e potrebbe tornare a tocchi. E ciao a tutta la chat, cosa Ciao facciamo? belli. Un seed oppure la scaffiamo? Norma la cazzo di cane, ho deciso, andiamo. Con che cosa? Chi? Ash. Perché a me piacerebbe tantissimo Squirtle, perché era il mio Pokémon preferito, però è il Mi Blue Baby. piace che Jesse Sì. È stupendo. Misty è cosa? Misty Maddalena. si chiama Benedetta No, Maddalena Squirtle è. Assunta. Che Squirtle è Blue Baby? Professor Oak? Shedinja, ma cos'è Shedinja? Come Ma chi cos'è è? Shedinja? Shedinja è il Pokémon con un PS, è bellissimo il fatto che sia da Lost. Ma che cazzo, di che cosa stiamo Esiste un Pokémon con un parlando? PI? Shedinja. Sì, è che è immune a tutti gli attacchi che non sono super efficaci su di lui. Ditto Eden. Il professor Oak è coso è Lazzaro. Lazarus e Charizard è coso No! volante, Azazel. ecco, Azazel, e Le poi rocce cosa con la c'è? bomba sono delle rocce con piantato dentro Voltorb. È geniale. Io sapete Volete cosa Professor amo? Oak? Va Io bene. faccio ditto, fanculo. Ah, io faccio Gioco con Ash. ditto. Ma che bello che c'è il Pokémon gelato! Ok. Il volume è tutto basso a sufficienza, beh? Ok, perfetto, così almeno non parte, così la musica non ci copyright a duro? No. Ma no, va bene così l'audio. Ma Così sì, va tutto. bene, sentiamola un attimino di più. No, un po' meno, va. Vi avevo basso io, ok, ora ci siamo. Ora ci siamo. Si sente anche troppo, ok, perfetto. Proposito di Come si chiama? copyright, dimmi. Vai. Hai sentito No, no, che vai. a Jim Sterling gli hanno chiesto tipo 30 milioni di dollari? No, Cosa? no, adesso gliel'hanno. No, adesso ha vinto la Sì, causa. ha Cioè, vinto la causa per 30 gli milioni. hanno chiuso la causa perché sono andato da quelli della Digital Homicide e gli ha detto: scusa, Fre, sai che come si chiama? Se andiamo in tribunale, Sì. finisce malissimo, non male, malissimo. E alla Ah, fine non aveva più 30 soldi, milioni. non aveva più soldi. No, no, prima erano 10, prima erano 10 milioni di dollari, poi sono diventati Ma non ce tredici. l'hanno fatti neanche con tutto il gioco, 10 milioni di dollari. Ma che, ma con ci avranno tutto il fatto 10 gioco, dollari? sì, Ma infatti. neanche. Ci avranno fatto 100 dollari forse. E poi sono diventati 15, poi sono diventati 15. Poi ci hanno aggiunto, perché i danni morali, il tempo passato a compilare le accuse. È stata una cosa Esatto, i danni immensa. morali, hanno detto che i danni morali e il valore dei danni morali che hanno messo era più o meno il valore di un padre a cui viene rapita la figlia e gli si fa credere che sia morta.
Sì. Questo era il valore dei danni morali che avevano chiesto. Più o meno lo stesso valore. Scrivono, ci sarà ancora l'intervento all'esterno da Marino Mallo? No, purtroppo. No, speriamo di no, in realtà. Marino Mallo. Non è particolarmente piacevole a livello uditivo. Raga, sto per morire al primo piano contro il primo boss. Bene così. Strano. Contro cosa? Come si chiama? Bene così. Non so dire che Pokémon sia perché mi sono fermato al 150. Ma che belli! Come si chiama? Quello. Che belli! Little Horn! Non ho idea. Eh? Little Horn. Ah, Little Horn, ok. Cosa c'entrano i Pokémon con Little Horn? È perché l'hanno fatto versione Pokémon. Ah, sì? Sì, però non so che Pokémon sia. Qui sono l'unico stronzo che ha beccato un nemico che non era versione Pokémon. Un nemico normale? Sì. Non so. Io devo ancora... Ah, non mi ricordo, cosa ho trovato prima? Io non mi ricordo più. Ho rimosso. Embor, ma che belli. Avevo Conquest. Avevo tipo Conquest, non mi ricordo più. No. Ciao, Conquest. Vabbè. Oh, buongiorno. Cosa? Qualche Pokémon. Però a me non fanno impazzire le mod che... Però alcuni nemici sì, però alcuni no. Però alcuni ma... Ma i nemici base sono cambiati. No, io ne ho trovati ben pochi. Ho trovato adesso dei Beedrill, credo che siano. Ho trovato quelli Magneton, come cacchio si chiamano, non mi ricordo più. Magnemite e poi poco praticamente altro. Tutti. Hai disattivato le altre mod? Non è che per caso è qualcos'altro attivo e sta... No, dovrei aver disattivato tutto. Il problema è che se anche sono Pokémon non li so riconoscere, perché mi sono fermato a quelli vecchi. Sì, anch'io. Però so che quello che c'è sopra il... Se non sbaglio, mm-hmm. È un Celebi? Quello che c'è sopra la stanza degli oggetti? Si chiama Celebi? È vero, Giraci, perché l'avevo... È vero. Giraci che l'avevo... Perché me l'avevano dato con un Pokémon X. Ma capisco che Giraci non lo conosci perché è terza generazione, addirittura è terza generazione. Esatto. No, ma me l'avevano dato, però mi sono dimenticato il nome, ho sbagliato, volevo dire Giraci. Perché me l'avevano dato in regalo con un codice a cazzo di cane, un Giraci livello 100 così, che partiva già al livello 100. Simpaticissimo, molto simpatico. Piace vincere facile. No, c'è qualcosa che però non va, sai cos'è? Alcune stanze sì, alcune stanze no, sembra. Perché qua ho una roccia con la bomba dentro, però non me la fa vedere col... Come cazzo si chiama? Con il Voltorb. Qua invece nel patto col diavolo, che cazzo è? E mentre il primo piano era tutto verde, con i fiori, cioè il bosco, il secondo piano è il Burning Basement. Sì, il Burning Basement probabilmente non è stato... Ci devono ancora lavoricchiare un pochino, però bella, simpatica. Beh, è appena uscita, praticamente. Sì. Bello. Se no ve le cercate voi le mod la prossima volta, ok? Ma io tanto voglio fare Cooks and Delicious. Ho trovato Litwick, Candle Friend, nella stanza del patto col diavolo, non so cosa. Bello che le pillole siano le MT, che figata. Oh. Sì, sono carine. Ma ci sono un paio di idee piuttosto interessanti. Ho un mal di testa devastante. Come va, ragazzuoli? Cosa avete fatto di belli in questi giorni? Ho fatto la cacca. No, in questi giorni niente di che, in realtà. A parte quello che bisogna sempre fare venerdì sera. E... La cacca? No. Per di più ho beccato Nightmare quella sera. È stato molto... Sì, è vero. Ce l'ho detto. Poi... Che tra l'altro mi sono incazzato come una scimmia. Ero al Camon Lab... Volevo la Zenzeros, quella lo Zenzero, perché mi casava un botto lo Zenzero. La che? Zenzeros. È che sarebbe? Una birra allo Zenzero, che fanno lì al Camon Lab. E in pratica non c'è... Dico, no, guarda, non ce l'abbiamo, l'abbiamo finita. E dico, vabbè, sti cazzi, guardo un attimo cos'altro c'è. E c'era uno che intanto stava scegliendo la birra e mi dice, vedo che è lì che sceglie, dico dai, sono gioviale quando bevo un po', quindi dico dai, consigliami un po' qualcosa. Non l'avessi mai fatto. Mi dice, ma guarda, c'è questa che forse è simile, dice agrodolce, però non lo so. Dico, vabbè, dai, va bene, media, sì, media. Era una di quelle acide, volevo morire, una media. Di quelle che piacciono. Hai a pensato che... tantissimo a Zetta. A me. Te l'avrei regalata, avrei detto me ne vado a prendere un'altra, invece me la sono dovuta bere tutta. Cazzo, chiamami, arrivavo, puttana galera. Davvero.
Tra l'altro ero anche in giro, ero anch'io in giro a, a portare avanti l'inno dell'alcolismo, quindi cioè, sì. Buono. Night, e se no dicono anche, ma anche Night faceva la cacca nello stesso tuo bagno? Sì, un braccio, uno, no, così suona male. Poi il braccio, poi stava cagando sul problema, sì, infatti. Cagando nel pacco dell'altro non era proprio carino, però vabbè, fa lo stesso. Perché potevo dire di meglio, però ho voluto cercare il peggio possibile. Quanto bella, nella porta di Satana c'è giratina, quelle che si mangiano, no? Quelle che, quelle che si mangiano col formaggio dentro, no? Giratina. Non credo di volerti rispondere. Come perdere un centinaio di iscritti easy. Facendo battute sui Pokémon che non si conoscono. No, Mario. Porca troia, Edo, fra un po' mi ammazzi. Stavolta sei partito gracchianto in una maniera imbarazzante. Fra un po' mi viene. Marino, ci sei? No, devo, mi intrometto un secondo perché ho bisogno di, un, di una risposta proprio spassionata. Ah. Vai. È morto. Chiedila. Che peccato. Sei a New York? Sì, sono a New York. Bene, grazie. Ma è morto? È morto. Ma l'hai, l'hai broccato tu, ho detto? No, vorrei, ma no. Fatto da solo? Oh, finalmente i Diglett, posso chiamarli Diglett, che bello. Posso finalmente chiamarli con il loro nome, sono Diglett, non, si, non mi rompete i coglioni, quelli sono sempre stati Diglett per me. Mentre sai i vermettini piccoli che Pokémon sono, ma che non ne ho la più pallida idea. Sono Dunspress. Dunspress? Scritto Dunsparace, non pronuncia esatta, adesso non me la chiedo. Ah, Sparace? Quindi è Dunspress. Dunspress, suppongo. Dunspress? Se direi. Devo leggerlo, devo trovarlo. Ciao a tutti quelli che sono in chat, che sono arrivati, che stanno salutando tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao belli. A tutti. Ciao. Baci, abbracci. Foto di Gianni. Scossa di terremoto in questo istante in Lombardia. Porca troia. Non benissimo. Spero niente di esagerato. Spero niente di esagerato. Sì, infatti, non è neanche... È una zona abbastanza strana per... visto l'ultimo periodo sismologico, non è perché può succedere anche a loro, però è strano. Dunsparce, ah ecco, Dunsparce si chiama, Dunsparce. Ok. I... come si chiamano? Senza i... là. Le sanguisughe sono drattini. Sì. Drattini, grazie. Ecco. Sì. Dove i drattini li avevo riconosciuti? Non so, ditemi un po'. Non sento nulla, sono di Monza. Ma adesso poi ce lo diranno. Ciao Matteo, questa è The Binding of Pokémon Plus. Non me ne vergogno, devo dire, però questa è The Binding of Pokémon. Se no, la prossima volta esce di Telemonte. Io sono l'unico che si sbatte lì, tipo un'ora prima della live a dire allora facciamo sta mod. Sei l'addetto alle mod. E quelli, quelle specie di ragnetti schifosi giallognoli con... che sono ad... che escono fuori... Non si sa, ci sono dei ragnetti. Che bello, c'è la musica del centro Pokémon. Se vale. Sì. Per la, la musica del copyright infringement, direi. La musica del copyright infringement. Sismologico o sismico? Sì, sì, avete ragione. Hai ragione. Non è sismologico, è sismico. Sì. Che cosa? Ho detto storia sismologica invece di dire storia sismica. Vabbè, che cazzo ce ne facciamo di questo italiano? Con la cultura non si mangia, eh? No. Ancora non avete provato anche. Prendetemi parole. E sono Yoltich. Yoltich. Ciao. Ciao anche Walter. Ah, Yoltich. Sì, Yoltich. Sì, sì. Non avevo neanche proprio non conosco. Idea di che cosa state. Lo conosci di persona, l'hai ciao, visto? Dopo mesi che non vedevo una live, mi piacere di vedervi qui con Isaac. Bene, bene. Anche a noi fa piacere. Anche a noi fa piacere vederti. Un giorno possiamo mettere. Anche tra l'altro anche le musiche normali sono un rilevatore di frequenza per bloccare automaticamente il microfono di chi canta nella live. Che è vero, potrebbe essere una buona sarebbe idea. La fine dei momenti canterini. Sarebbe anche un po' la fine del gioco SS più o sì, meno. Cioè, non avrebbe più senso cantare se non gli sfondassi le orecchie, cazzo. Ah, ecco. Infatti. Vedo questa che sottospecie di dolcetti questa sottospecie di dolcetti di merda con
incazzosissimi con delle labbra micidiali. Che cazzo sono? Sembrano dei cupcake viola con la lingua di fuori. Sono bruttissimi. Descritti così. Ah, sono Staryu. Ecco cosa sono. Quelle là erano Staryu. Quelli che le fre i cosi, i ragni, i ragni appesi, ci sono anche gli Staryu, sì. I ragni appesi. Ragni appesi. Ragni appesi, tutti appesi. Ah, no, non si può fare. Non si può fare la battuta. True Ear Rape. Sentire Mac pronunciare il nome di Pokémon. Perché cosa ho detto in maniera imbarazzante? Finora. Dovevo dire Staryu. Probabilmente devo dire Staryu. Mac, cioè, non lo so. Lo sai, devi lasciarla a me le pronunce giapponese delle cose. Hai ragione. Aia. Ma sai quanta gente è venuta a dirmi? Ma sei giapponese? Addirittura? Beh, io una volta che ho visto un tuo video di Nazuma che leggevi e traducevi, dico, minchia, ma questo sa giapponese. E beh, infatti me lo scrivono sempre sui video di Nazuma. Ma sai che fa strano. Vedi? Vado a caso e improvviso. È semplicemente abitudine. Abitudine. Oh. Che schifo sono quelli dei gluten malefici, esatto, da gluten. Voi siete Maccargo? Sì, c'è un Maccargo. Eh? Cosa Maccargo? Sono? Sono i teschietti. Per un attimo credevo che ci avessero shippato a me il nostro modo di fiducia. Non è un'idea stupida. Zetto è nipponicamente voluto mi sarei lasciato vedere cosa in live. Oh, bene. Sablai. Vabbè, ai c'è, quello sicuro. Oh, raga, se volevo sentire parlare serbo, mi connettevo la TV rumena. Che non ha senso. No, infatti. A metà frase il mio cervello ha detto, ragazzo mio, io ti mollo qua. Cavatela da su. Hai voluto te fare una battuta di merda. Bene, cazzi tuoi. Mazinga Zetri 90. Ok, perfetto. Allora, io sabato mi sono ubriacato. Bravo, Kobix. Si fa così. Norris, venerdì. Io no, io non ho detto niente di tutto ciò. Anche sabato, solo venerdì. Sabato sono stato fino alle 2 a giocare Europa Universalis 4. Per dire, ne avevo voglia. Vogliamo. Lo so che prima o poi uscirà fuori. Ne vogliamo parlare dell'elefante nell'armadio, nella stanza. Che non so che cazzo di armadi tu abbia in casa. Guarda, ho degli armadi molto spaziosi. Però dobbiamo parlare dell'elefante nella stanza che aleggia proprio qua. Che proprio vogliamo parlarne. Zelda è molto bello, no? No, ma non è più mica tutta la live di oggi. Non ho mai messo in dubbio tutto ciò. Addio. Mi stai insultando da... No, ma io non ti insulto. Giorni. Vedi, devi capire, non è che ti insulto per il gioco. No, mi insulto. Il gioco. Stai insultando no, aspetta, sta fammi completare la frase. Non ti insulto per i giochi o cos'altro. Ti insulto per l'idea di aver comprato una console quando non ne hai bisogno. Cioè l'hai comprato solo al fine di giocare. Te lo dice che non ne ho bisogno. Per giocare a Zelda come ci giochi col computer? No, ho capito, cioè hai speso 400 euro per giocare a un gioco. Ma non a uno. Ma non a uno. Perché al momento a uno. Ok, più i giochi, i soldi che spenderai per ogni gioco. Che poi, chi ti ha detto che ho comprato... Cosa? Poi chi ti ha detto che ho comprato solo una console, tra l'altro. Però infatti, secondo me ne comprate tutte e due. Volevo fare il calcolo e dire bene, ti ci compravi seriamente un computer nuovo di Zeka dove fai girare tutto a 60 frame. Ma proprio no, ma proprio no. Raga, ci sono allora, per avere un computer
più forte di una Play 4, ci sono le tabelle su PC Master Race, ve li passo, potete comprarvi un computer. Vabbè, ma che è meglio di una PS4. Se fai su un sito chiamato PC Master Race, capisci che non puoi trovare gente obiettiva al suo interno, eh? No, in realtà l'obiettivo è dare una visione obiettiva, dice, vogliamo fare discorsi oggettivi. È un po' come entrare nel sito di Casa Pound e informarti sull'ebreo. Ma cioè, il fatto è che l'esistenza della community PC Master Race è quella di dire, guardate che oggettivamente la console è un mercato creato ad hoc che non avrebbe bisogno di esistere. Cioè, beh, io col mio computer. Cosa in Casa Pound è una cosa creata ad hoc per dire che l'ebreo è inferiore. Cioè, ma non è oggettivamente vero. Il fatto è che uno porta dati oggettivi, l'altro no. Si inventano gli studi e dicono di sì. No, non si inventano gli studi, puttana di una troia. Io col mio computer non me la compro una PS4, perché se me la compro è solo al fine di giocare a qualcosa. Fine. Io l'unico motivo per cui potrei comprarmi una PlayStation 4 è perché dico, minchia, voglio giocare mio come una merda, allora mi spendo 199 euro in saldo di più il gioco per giocare al gioco e basta, perché non mi dà niente in più di quello che io già ho. Fine. Cioè, la console, cosa vuoi farci? Cioè, ti devi fare il panino? Ti sto dicendo che non ha senso prendersela se hai già un computer che ti fa tutto. Ti assicuro che è nera e nel mio sgabuzzino ci sta proprio bene. Perché bene, non bene. Fa tutto. Ho capito, ma ti costa tanto quanto una cosa che ti fa tutto a parità di prestazioni? No. No. Puttana troia. Principalmente l'ho presa perché è nero, stava bene. Ma in un negozio con 190 euro... No, sai, allora, siamo nel ventunesimo secolo, esiste un cazzo di... No, zitto un cazzo! Esiste internet, puttana di una troia. Prima hai detto sì. Con i soldi che ci compri la console, sì. A pari prezzo ci compri un PC performante. Sì. Adesso con 190 euro... Cioè, 190 euro era un'offerta fatta apposta di concorrenza sleale contro... Cazzo, perché allora... No, perché quanto la paghi la console normalmente, la PlayStation 4? Non ho idea di quanto costi. 299 euro. 299, con lo stesso prezzo ti ci fai... Vai. Vado, guarda, sto andando a cercarlo. Il mio non è neanche top categoria e mi è costato 1100. Ma che cazzo hai comprato? Cioè, cosa ci hai messo? Una 1080? No, è una 960. Beh, ti hanno inculato con la sabbia, ma a granoni grossi. Beh. No, va bene. Granoni grossi. Giocherai Horizon Zero Dawn? Avessi comprato la PlayStation 4? Sì. L'avrò comprata? Chissà. Ma chi lo sa? Boh. Il terremoto è stato in Svizzera. 4,8 mercalli. Minchia. Non bene. Ma trolli? Sì. No? Io? Luigi Mazza, grazie per seguirci. Io no. Esatto, tra l'altro con la Play 4 e con Switch puoi andare su internet. Ah, minchia, che no, un computer invece no. Non è nato lì, tipo. Ma come i giochi, non si programmano sul computer. Cioè, capito? Ma Horizon è stato ottimizzato alla grande sul PC, non avrebbe mai avuto questa fluidità. Scusa. Stavo seguendo. Scusa. Cazzo, c'è veramente. Cosa è? L'ottimizzazione del codice, poi a seconda dell'hardware che c'hai sotto, ma guarda. Che bello. Se devi ottimizzare perché quello che hai sotto non ti permette di andare al massimo, vabbè. $335 una build, adesso ve la metto in chat. No, sono su. Guarda dove devo andare. No, 190 non ha senso, è un'offerta di un giorno che hanno fatto per concorrenza sleale, secondo me anche quella nei confronti per quell'offerta da 190. Quindi io ho cagato il cazzo tra quelli che dicono. Guardate, allora, che raga, se vogliamo fare giornalismo al Lercio possiamo fare quel che vogliamo. Se vogliamo dire cose oggettive, andiamo per il senso. 190 era un'offerta fatta anche di concorrenza sleale, secondo me. Secondo me poi partirà una causa tra mica, il tempo. Infatti, stavo per dire. Tanto ho trovato una sposa fantasma nel mio gioco. Nel senso, cioè io non sto da nessuna parte dei creatori di console. Adesso, cioè non riconosco, cioè riconosco il valore storico, l'importanza storica che hanno avuto le console. Perché senza console io non cominciavo a giocare. Ai tempi erano un'importanza storica perché il computer non era al pari. Ma adesso l'unico motivo per cui uno si compra una console è per...
per giocare i titoli che altrimenti non può giocarsi, per le esclusive, quindi per un mercato creato appositamente. No, 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 noi no, lo facciamo per quello, noi lo facciamo per quello. C'è perché gente che del computer se ne frega una sega, vuole giocare. Vogliamo vedere se la gente percentualmente è più probabile che la gente abbia un computer o una console in casa. Oh, gli Abra! Ok, posto. Percentualmente, secondo te, è più probabile che abbiano un computer o una console in casa? Il computer tutti ce l'hanno in casa. C'è chi neanche. Serio? Console. Se sei serio? Serissimo. Non so. Te lo giuro. Serissimo. No, no, no. Serissimo. C'è gente che il computer gliene frega un cazzo. E se va bene, si compra un portatile. Se va bene. E va bene. Va bene, sì, ci sono dei portatili che già sfiori la qualità che può avere una console, secondo me. Per ma guarda, sono dei quando è la situazione poi, questa, parere, il computer costano, se va bene, 100 euro, a mio parere, presi dall'usato. Va bene, ma intanto puoi cominciare. O un tablet, ancora peggio, un tablet. Che conosco sempre più persone che neanche portatile, se ne sbattono la minchia del portatile. Il tablet, solo il tablet, va bene così. Vuoi fare una domanda in chat? Quanti computer avete in casa? Quante console avete in casa? In senso, console di questa generazione che utilizzate? Ma stai parlando con gente che è appassionata di videogiochi. E quindi di conseguenza non è il target che noi intendiamo. Ma ho capito, ma se stiamo parlando di console e computer, una vale l'altra. Sono comunque entrambi per i videogiochi. Non siamo sempre nello stesso ambito. No. Chi si compra una console è qualcuno che interessa per i videogiochi, senza ombra di dubbio. No, ho sbagliato. No. È una... No. No. No, se mi compro una console non ho interesse per i videogiochi. No, sì, ma non è detto che tu sia appassionato come lo siamo noi tutti qua dentro. Non lo metto in dubbio, ma non è detto che qua dentro siano tutti appassionati alla stessa maniera. Se seguono un programma, se seguono un programma che c'è da 140 settimane sui videogiochi fatto indipendenti, secondo me sì. Beh, ma io non credo che la gente ci segua tanto per i giochi quanto per i discorsi che escono. Ma sicuramente. Sei console? Non ho capito. Lo sto leggendo. Non ho sentito, seriamente. Un computer, un portatile, un tablet, sei console con il DS7. Tre console. Sì, ho capito, ho già detto le console che usi adesso, perché il computer è uno dei tanti vantaggi del computer è che basta che ti aggiorni un pezzo e sei nella next gen. Se è portatile, no. Ma se è un portatile, ok, grazie al cazzo, nel senso. Puoi anche videogiocare su un portatile, è logico che non puoi portartelo avanti in quel modo. Ma quindi poi devi comprare un altro portatile se vuoi giocare. No, ho capito, ma infatti, ma allora, se ragioniamo per sezioni di gamers. C'è il casual gamers, c'è l'hardcore gamers. Un hardcore gamer sarà quello che si può comprare tanto una console quanto un PC. Puoi videogiocare su entrambi. Mac, ma non ho capito. Stiamo partire a Norri discorsi da casual gamer e dark. Ma no, ma è vero che non ho capito. Norri, ti sta facendo la paternale perché hai speso i soldi per comprare la Switch? Sì, Luca. Sì, sì. Esattamente. Sì. Quando ha un computer con la stessa cifra. Ti sei comprato anche. Dimmi solo, ti sei comprato anche la PS4? Sì. Fammi il totale di tutta la spesa totale. Tutta la spesa totale. Non lo so, sarà 600 euro. Che cazzo ne so. Cioè, tra un po' ti prendi un Vive. Tra un po' ti prendi un Vive. Che non te ne fotte un cazzo. Del Vive. Ti prendi un altro PC per giocare ai giochi di fascia alta. Se invece volevi solo upgradare quello che avevi già, te lo facevi uno di fascia massima. È questo che mi fa incazzare. Non capisco il perché. Perché? Perché vuoi giocare alle esclusive. O no? Funziona. Il mio computer funziona adesso. L'ho sistemato funziona. Due mesi fa. Perfetto. Allora, perché hai speso 600 euro? Perché? Perché volevo giocare a me. Questo volevo arrivare a dire. Questo. E questo è il motivo per cui ti ho criticato. L'unico motivo per cui uno si compra una console. È nel mio caso e della gente che è appassionata di videogiochi come me. Le persone normali, la gente della strada, tra virgolette, che passami il termine, gliene frega un cazzo. Non fa lo stesso ragionamento. Ma non fa lo stesso ragionamento perché ignorante. Vuole giocare ai videogiochi e non c'ho voglia di installare. Sì, perché ignorante.